Una città praticamente inespugnabile, con una pianta a stella a 9 punte, cannoni distribuiti lungo tutto il perimetro, fossati, ponti levatoi, tunnel segreti, baluardi. E poi alla fine fu conquistata senza sparare nemmeno un colpo. Ma quali erano i meccanismi difensivi della città di Palmanova? E come fu conquistata? Ragazzi, Geopop adesso ha anche la sua app. La potete scaricare dagli store dei vostri smartphone e al suo interno trovate articoli di tantissime discipline diverse e anche una sezione con tutti i nostri video in sequenza, come fosse un nostro social network. Se vi interessa, scaricatela e fateci sapere cosa ne pensate. Grazie mille. Al contrario di quanto si possa pensare, la forma stellata di Palmanova non è un abbellimento fine a se stesso. In questa città fortezza, infatti, ogni singolo dettaglio ha una finalità bellica ben precisa. Pensate che persino i circa 400 metri di lunghezza di ciascun lato furono decisi in base alla gittata dei cannoni, così che i loro colpi potessero difendere tutto il perimetro della città. Allo stesso modo, gli edifici al suo interno furono costruiti più bassi delle mura, in modo che i punti nevralgici della roccaforte rimanessero invisibili ai cannoni nemici. Persino il campanile del Duomo ha un'altezza ridotta, che lo rende così sproporzionato rispetto al resto della struttura. E le famose 9 punte che hanno portato le persone a chiamarla città stellata? Beh, anche quelle avevano un ruolo difensivo. Per la precisione, queste punte di stella si chiamano baluardi e sono dei terrapieni incamiciati da mura di pietra. I baluardi, grazie alla loro forma, erano in grado di deviare le palle di cannone, diminuendo quindi la potenza dei colpi e limitando i danni. Ma in che modo? È una questione di fisica. Una palla di cannone che sbatte contro un muro in obliquo causerà molti meno danni che su un muro posizionato dritto. Non appena la palla urta il muro obliquo, infatti, la sua forza di impatto scomposta in due vettori non va a finire tutta sul muro. Per di più, quando avviene l'urto, uno degli assi di movimento del proiettile prende addirittura la direzione opposta e di conseguenza anche la direzione complessiva cambia. Risultato? Molta meno forza si abbatte sul muro e la palla viene deviata. Semplice ma geniale. Questi baluardi però da soli non bastavano per difendere Palmanova, per questo erano collegati tra loro dalle cortine, cioè 9 muraglie lunghe e dritte. Come abbiamo detto prima però, le mura dritte, quindi perpendicolari ai colpi dei cannoni, rischiavano di subire dei danni più rilevanti e per questo motivo, proprio davanti alle cortine, furono costruite le false braghe, altre 9 file di terrapieni più bassi e sottili. Come se non bastasse, in cima a ogni baluardo erano posizionati i cannoni ed erano state costruite anche delle strutture in pietra, le logge, che proteggevano i soldati di turno. Dalle logge partivano poi dei tunnel segreti, le gallerie di transito, che collegavano i baluardi al fossato esterno lungo 4 km che ancora oggi circonda la fortezza. Queste gallerie erano abbastanza ampie da consentire il transito di soldati a cavallo, che potevano quindi muoversi agilmente e in segreto lungo tutto il perimetro della fortezza. Fuori dalla prima cerchia di protezione, appena oltre il fossato, c'erano poi i rivellini, 9 terrapieni a forma di punta di freccia simili ai baluardi ma più piccoli. Anche i rivellini, oltre a essere circondati da fossati a secco, nascondevano delle gallerie. In questo caso però si trattava di gallerie di contromina, dei cunicoli stretti e lunghi che potevano all'occorrenza essere imbottiti di polvere da sparo e fatti saltare in aria proprio sotto i cannoni nemici. È evidente a questo punto che entrare facendo breccia nelle mura era praticamente impossibile. Forse quindi conveniva cambiare tattica ed entrare direttamente dalla porta? In realtà anche questa soluzione era piuttosto complicata da mettere in pratica. Per entrare in città bisognava attraversare un complicato sistema di porte e controporte posizionate tutte attorno ai rivellini. Una volta superate si arrivava a uno dei 3 ingressi della città posizionati in corrispondenza di 3 delle 9 cortine, che però erano dotate di ponte levatoio. A questo punto la domanda sorge spontanea: ma quali tesori o segreti nascondeva Palmanova per essere tanto fortificata? In realtà nulla. Al suo interno non c'erano particolari ricchezze da saccheggiare o personalità importanti da proteggere. La vera ricchezza di Palmanova stava nella sua posizione strategica e soprattutto in ciò che rappresentava: la potenza della Repubblica di Venezia. Ok, ma per un motivo del genere era davvero necessario costruire una fortezza simile? Per rispondere ragioniamo sul contesto storico. Siamo alla fine del 1500 e la Repubblica di Venezia
Venezia è una delle principali potenze del Mediterraneo, estesa per una buona parte dell'odierna Italia nord-orientale. Nonostante ciò, però, inizia piano piano a preoccuparsi per via dell'avanzata degli austriaci da nord e dai turchi da est, e così decide di costruire in una posizione strategica vicino ai confini quello che sarebbe stato il fortino più inespugnabile al mondo, che mostrasse la superiorità militare ed economica di Venezia. Per portare a termine Palmanova ci vollero anni, ma gli sforzi valsero il risultato. Finalmente Venezia poteva starsene tranquilla, speranzosa che nessuno l'avrebbe più sfidata. Non a caso, sull'antico stemma di Palmanova era figurata una palma alla cui ombra riposa un leone. È un'allegoria che significa che sotto la protezione di Palma, questo era il nome originario della città senza Nova, il leone che è il simbolo di Venezia poteva stare tranquillo. Ed effettivamente il leone rimase tranquillo per molto tempo, fino al 1797, quando però gli Asburgo, a più di 200 anni dalla fondazione della città, la conquistarono. Ma come fecero? E tutti i meccanismi e le strutture difensive? Ecco, in realtà gli austriaci presero Palma senza sparare un solo colpo di cannone. La vicenda si svolse più o meno così. Due ufficiali asburgici bussarono alle porte cittadine dicendo di avere un appuntamento col provveditore della città. Il guardiano di turno li fece entrare, ma non appena i due misero piede dentro la cittadella, sguainarono la spada intimandogli di aprire la porta. E così il ponte levatoio si alzò ed entrarono oltre 1000 soldati austriaci che si erano nascosti lungo la strada, proprio dietro tutti quei terrapieni che in teoria avrebbero dovuto proteggere Palma, e che invece, ironia della sorte, contribuirono alla sua disfatta. Ecco, complimenti anche alle sentinelle e alle vedette comunque. Da allora Palma ha passato diverse fasi storiche, tra cui la dominazione francese, durante la quale Napoleone fece costruire una terza cerchia difensiva, rendendo la pianta della città così come la vediamo oggi. Aggiunse altri 9 terrapieni, le lunette napoleoniche, sui quali fece costruire delle casematte difensive e nuovi tunnel segreti. Fu proprio sotto la sua dominazione che venne aggiunto Nova al termine originario Palma, che stava proprio a significare che per Palma stava per iniziare una nuova epoca. Oggi Palmanova fa parte dei patrimoni dell'umanità patrocinati dall'UNESCO ed è stata inserita all'interno dei borghi più belli d'Italia, quindi il mio consiglio è di andare assolutamente a visitarla. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, grazie mille di averci seguito e ci vediamo con un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!